11.642 casi su 32.527 tamponi processati, tasso di positività al 35,79%. Questo è il dato emerso dal bollettino epidemiologico del 5 luglio. I casi emersi dal report precedente erano stati 3.649 su 11.389 test con positività al 32%. Il totale dei contagi da coronavirus emersi in Puglia sale a 1.239.956, di cui 64.986 attualmente positivi, 1.166.326 guariti e 8.644 deceduti. 10 sono i decessi registrati nelle ultime 24 ore, 6.750 sono i casi attivi in più rispetto a ieri, 4.882 sono i nuovi guariti. Salgono da 373 a 380 i pazienti ricoverati in area non critica, passano da 14 a 18 le terapie intensive. Su scala provinciale il dato più alto di giornata è rappresentato dai 3.526 nuovi casi emersi nel Barese. 405.960 è il totale dei pazienti registrati nell'area del capoluogo di regione da inizio pandemia. 2.742 sono i nuovi positivi emersi nel Leccese, 247.853 è il totale dell'area salentina. 1.581 sono i nuovi contagi registrati nel Tarantino, un dato che porta il totale a 164.992. Numeri simili nel Foggiano e nel Brindisino, zone nelle quali sono emersi rispettivamente 1.312 e 1.306 nuovi casi. 181.588 il totale della Capitanata, 115.682 quello della zona messapica. 941 sono infine i nuovi positivi emersi nella BAT, 109.744 è il dato complessivo della provincia di Barletta-Andria-Trani. A chiudere il quadro, 200 residenti fuori regione e 34 casi dalla provenienza non nota. 11.491.225 è il totale dei tamponi processati in Puglia da inizio pandemia.